Lega Ambiente contro Brebemi, un'opposizione che si consolida ancor più dopo l'annuncio del finanziamento di quasi 2 miliardi di euro, che permetterà di coprire interamente i costi della realizzazione della struttura. L'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, considerata da molti il doppione autostradale della A4, avrà un'estensione di 62 km e toccherà ben 43 comuni, mettendo così a dura prova l'ecosistema ambientale dei territori di Bergamo, Brescia, Milano, Cremona e Lodi. Cosa rischia il territorio lombardo? Più che rischi, perché ormai già si sono appurati degli inquinamenti da cromo esavalente, da arsenico e da amianto lungo la tratta dell'autostrada. Le falde acquifere sono inquinate, 800 ettari di fertile agricoltura sono andati dispersi, la cementificazione avanza, il nostro territorio perde in qualità ambientale e in competitività economica per aver realizzato un'opera di dubbia utilità. Secondo Legambiente non sarà solo un danno ambientale, ma anche economico. Sempre secondo il responsabile dei trasporti Balotta, il maggior finanziatore di Brebemi, con 750 milioni, la Cassa Depositi e Prestiti, sta operando come un nuovo istituto per la ricostruzione industriale. Anziché finanziare infatti l'economia reale a tassi agevolati, sembrerebbe usare i risparmi postali della tesoreria dello Stato per finanziare autostrade di dubbia utilità, mentre imprese e comuni sono soffocati dai debiti e dalla disoccupazione.